Dal momento in cui ci svegliamo, anzi già prima di aprire gli occhi, la nostra vita ha bisogno di energia. Ma da dove arriva tutta questa energia? Oggi da un insieme di fonti: l'acqua, il carbone, il petrolio, il vento, il sole o l'atomo. In Italia però soprattutto da una fonte molto costosa: il metano, che importiamo quasi unicamente da tre paesi, Russia, Libia e Algeria. Ed è proprio per questo motivo che oggi in Italia accendere una lampadina costa mediamente il 35% in più di un qualsiasi altro paese europeo. Troppo. Come fare allora a ridurre la nostra spesa e assicurarci l'energia anche nel futuro? È fondamentale riequilibrare l'utilizzo delle diverse fonti. Ma quali sono le possibili alternative? Quali le tecnologie da adottare? Le fonti rinnovabili, come sole e vento, ci offrono energia pulita, ma gli impianti che le sfruttano richiedono grandi spazi, funzionano in modo intermittente e non sono ancora efficienti. Produrre energia in questo modo oggi costa moltissimo. Questo discorso non vale per l'energia idroelettrica, il cui potenziale però è già ampiamente sfruttato. Una centrale nucleare, invece, occupa spazi contenuti e i prezzi sono competitivi. Esiste però il problema delle scorie radioattive. Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di puntare su una centrale a carbone di ultima generazione. I vantaggi? Produce molta energia in superfici limitate, è molto affidabile ed efficiente, e la materia prima è facilmente reperibile. In altre parole, più energia a costi più bassi. Quando si parla di carbone, tuttavia, si pensa subito alle emissioni di anidride carbonica e al cosiddetto effetto serra. È importante ricordare però che la CO2 è il gas prodotto quotidianamente dalle piante o dal nostro organismo quando respiriamo e quindi non è tossico. È proprio l'effetto serra a permettere la vita sul nostro pianeta. Per capire la portata delle nuove tecnologie che hanno ridotto le emissioni a livelli prima impensabili, basti un esempio. Se tutte le centrali a carbone cinesi fossero come quella di Saline, avremmo rispettato gli impegni europei su Kyoto di almeno tre volte.